Un commovente ricordo per rompere il silenzio del dolore che avvolge il dramma dell'esplosione della palazzina del Civico 20 di Via De Micis. Quarto anniversario del crollo dello stabile che avvenne alle 3:50 del 3 giugno del 2014. Un'esplosione provocata da una fuga di gas fu letale per tre residenti, l'85enne Antonio Morelli e i due coniugi Luigi Veneziano e Giuseppina Fiore, rispettivamente 37 e 29 anni, superstite il loro figlio Salvatore, all'epoca 3 anni, ora affidato alle cure dei nonni. La preoccupazione per il piccolo Salvatore, che ogni tanto mi viene a trovare, un bambino che cresce senza i genitori, è una ferita che tutta la comunità deve circondare con tanto affetto per colmare questo vuoto. Il sindaco Franco Landella e la città hanno ricordato con commozione e affetto le tre vittime. Il primo cittadino questa mattina si è recato presso lo stabile ad altre autorità civili e militari per deporre una corona di alloro. Nel frattempo proseguono i lavori di ristrutturazione della palazzina. In questa occasione torna alla ribalta l'emergenza sicurezza negli appartamenti. Mi auguro che ci sia una maggiore coscienza, quindi bisogna alzare il livello di vigilanza. Faccio l'appello ai miei concittadini di vigilare sui propri impianti, di avere una cura, un'attenzione, una manutenzione, perché l'assenza di questi basilari protocolli di sicurezza possono creare questi incidenti e mettere a repentaglio un'intera comunità.